Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Stavolta partiamo dai look. Ho cambiato i look sia di Mark che di Jessica, li ho fatti più primaverili e partiamo proprio da Jessica. Per quanto riguarda il look quotidiano, ho scelto di vestirla in questo modo, quindi dei jeans a vita alta un po' strappati, le superstar che stanno veramente benissimo, che sono veramente perfette. E invece sopra ho messo questa maglia con le spalle scoperte, molto carina, molto elegante, in tema floreale. Ho messo lo smalto alle unghie e ho cambiato anche l'acconciatura. Ho messo questo chignon e secondo me sta veramente benissimo ed è stupenda. Il look quotidiano veramente mi piace tanto tanto. Poi per quanto riguarda invece il look formale, è vestita in questo modo e anche qua la trovo bellissima, un tubino bianco e nero, questi sandali neri con il fiocchettino. Per quanto riguarda l'acconciatura invece le ho messo questa coda bassa, degli orecchini di perla e poi la borsa di Celine, veramente bellissima anche qua. Poi look sportivo, per quanto riguarda il look sportivo invece ho messo un semplice top, dei leggings, le scarpe da ginnastica della Nike e poi le ho fatto gli space bun, anche qua mi piace molto. Per quanto riguarda il look da notte invece ha questi pantaloni super super comodi con le nuvolette, questa maglietta corta con il fiocchetto perché secondo me ci sta veramente molto molto bene e poi ho lasciato le solite pantofole con il coniglietto e ho cambiato anche qua l'acconciatura. In tutti i look sono andata a cambiare l'acconciatura mentre l'altra volta invece era sempre la stessa e le ho messo questa acconciatura raccolta proprio da casa. Avete presente quando vi mettete il mollettone, quindi avete i capelli un po' scompigliati? Ecco, sono disordinati ma sta veramente benissimo. E poi per quanto riguarda invece il look da festa, questo ragazzi mi fa impazzire, mi piace tantissimo, poi anche truccata così la trovo meravigliosa. Le ho messo questo vestito bianco che però ho anche in tanti altri colori, tutte le cose, tutti i look, quasi tutte le cose che ho utilizzato, vestiti, accessori, acconciature, è tutto materiale personalizzato, me lo dite spesso e tante di voi mi dicono anche, tanti di voi nei commenti, che il mio gioco è un po', va un po' a rilento perché effettivamente è super pieno di materiale personalizzato ma non posso proprio farne a meno. Preferisco che il gioco vada più lento ma che ci sia assolutamente il materiale personalizzato. Comunque, vestitino bianco con questo effetto choker al collo, poi le ho messo un bracciale rigido, queste scarpe fantastiche con le borchiette nere, capelli raccolti in uno splendido chignon e per quanto riguarda il trucco, cioè bellissimo, a me piace veramente tanto tanto. E poi passiamo al look da bagno, costumi da bagno, e le ho messo questo costume a vita alta. Per quanto riguarda i costumi, come potete notare ne ho soltanto due, quindi ho messo questo perché prima nell'altro aveva quello nero, quindi ho messo questo bianco con gli occhiali da sole, gli space bun e poi questi sandaletti bianchi, anche questi mi piacciono molto. Passiamo a Mark. Per quanto riguarda Mark, diciamo che è un pochettino più sfigato, nel senso che preferisco scaricare il materiale personalizzato, i vestiti per le ragazze, trovo molte più cose per le ragazze e quindi l'uomo è sempre un pochettino più sfigato. Comunque, per quanto riguarda il look da giorno, il look quotidiano, l'ho vestito in questo modo, quindi maglietta rossa colorata, questi pantaloni un po' stropicciati, molto molto comodi, stile pantaloni della tuta, e anche per lui le superstar, però con le superstar bianche e rosse, non le classiche nere. Poi per quanto riguarda il look formale, in questo modo vedete è un pochettino più semplice, lui camicia azzurra, jeans e forse le stesse scarpe, vediamo, non mi ricordo più. Sì, stesse scarpe identiche. Per quanto riguarda invece il look sportivo, il look di lui è questo, che preferisco rispetto al primo, lo preferisco. Quindi è canotta, pantaloni e all-star, pantaloncini e all-star bianche. Look da notte invece in accappatoio e in infradito perché praticamente non avevo niente per lui. Look da festa, eccolo qua, quindi pantaloni un pochettino strappati, un pochettino, forse sono gli stessi del look quotidiano, sì,
identici, non ci avevo fatto caso, un po' effetto comodo, un po' stare un po' stropicciati, camicia e maglioncino e scarpe eleganti. E per quanto riguarda il look da bagno, anche qua semplicissimo, non avevo nessun costume da bagno per lui, questi semplici pantaloncini bianchi azzurri e le infradito azzurre e un paio di occhiali da sole. E anche qua ho cambiato, non so se ci avete fatto caso, ho cambiato l'acconciatura, ho messo il ciuffo dall'altra parte, mentre invece ad esempio nel look elegante aveva i capelli rasati ai lati. Vabbè, così ho voluto cambiare l'acconciatura anche a lui. E niente, adesso direi di iniziare a giocare, quindi gioca. Oggi dobbiamo far partire la gravidanza, vediamo se riusciamo a far partire insomma la gravidanza, a far restare incinta Jessica, perché al sondaggio nell'ultimo episodio ha vinto proprio la gravidanza, quindi vediamo. Nel frattempo in questi giorni ho giocato un pochettino, non tantissimo, però qualcosa è cambiato, quindi faccio vedere un attimo. La casa è rimasta sempre la stessa, siete state in tantissime, perché in realtà siete anche dei ragazzi che guardate i video su The Sims, che mi avete detto prendi una casa più grande perché con un bimbo effettivamente è piccolina. Avete ragione, però non voglio utilizzare il trucchetto dei soldi, e come potete vedere adesso non ne hanno tantissimi, ne hanno soltanto 3.000, perché volevo rendere il gioco più realistico possibile e quindi acquistare una casa più grande, comunque andare a vivere in un appartamento più grande, per il momento non so se possono permetterselo, voglio comunque restare in città, e quindi magari sicuramente nei prossimi episodi prenderò una casa più grande, però per il momento lascio ancora questa, che comunque mi piace molto. Allora, oggi è giovedì, sono le 7 del mattino, tutti e due se non sbaglio vanno al lavoro, vediamo. Allora, sicuramente Mark sì, lei no perché lei lavora giorni alterni, quindi lei oggi è a casa. Come potete vedere Jessica ha ottenuto 10.000 follower e infatti ha ottenuto la promozione. E per quanto riguarda la sua aspirazione, ho cambiato da aspirazione romantica in cerca dell'anima gemella, ho messo animale da festa. E insomma vuole diventare una ragazza super super popolare, e quindi è cambiato soltanto questo per quanto riguarda Jessica. E diciamo che sta lavorando bene, ha preso parecchi parecchi follower e parecchi soldini anche, quindi va benissimo. Per quanto riguarda invece Mark, anche lui ha ricevuto la promozione, anche lui lavora sempre veramente sodo al lavoro, quindi il suo capo è sempre molto contento. In questo episodio però voglio concentrarmi non sul lavoro ma sulla gravidanza, vediamo se riusciamo a far mettere incinta Jessica, quindi io direi proviamoci subito. Cerca di avere un figlio con Jessica De Angelis, vediamo subito, sono troppo troppo curiosa. Lui cosa sta facendo adesso? Sta navigando su internet, dai che non hai molto tempo, poi devi andare a lavoro e poi vai anche a mangiare. Hanno già pagato l'affitto e sono 500 simoleon a settimana, che sono tantissimi, e infatti probabilmente quando deciderò di acquistare una nuova casa, di trasferirmi in una nuova casa, sceglierò un quartiere un po' meno caro, perché effettivamente questo è veramente molto molto caro. Però lui è andato a cucinare, sì, perché ha fame, quindi facciamolo cucinare un attimo, tanto Jessica sta dormendo, fai fichi fichi con Mark. Ah, forse non può farlo perché sta dormendo. Certo, Mark, allora, perché sta dormendo? Alt, si è messo a letto, ma non va bene, quindi svegliatevi tutti e due, sveglia e sveglia, bravissimi, vediamo, perché sennò ci proveremo dopo il lavoro, vediamo, cerca di avere un figlio con Mark, vediamo. Non fate caso al bug che si crea qua nel letto, ma è un materiale personalizzato e credo che succeda proprio per questo motivo. Comunque, incrociamo le dita, speriamo bene. Vediamo. Oddio, deve andare al lavoro lui però. Oh oh, forse arriva un po' in ritardo. È teso. Oddio, che è successo? Ok, sta andando al lavoro. Perfetto, è andato al lavoro. Grande, bravo. Vediamo a questo punto, vediamo. Allora, togliamo il muro, ok. Vediamo se è rimasta incinta. Allora, Jessica, fai un test di gravidanza. Vai, vediamo.
curiosissima, vediamo cosa succede. Che faccia che ha, è stravolta. Jessica non è incinta, forse sarà forse per la prossima volta. Ok, ci proviamo stasera. Quindi intanto che Mark è a lavoro, fai colazione, mangia tramezzino al formaggio grigliato e questo riponi nel frigo. Perfetto. Peccato, ci speravo, ma effettivamente bisogna provarci ancora una volta. Quindi... No, Jessica è triste per il concepimento fallito. Dai, non ti preoccupare. Che succede? Dove è andata? Perché da là escono i cuori? Batti sulla porta. Sì, ma fa un sacco di casino tutte le volte, Penny. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, lavora un po' il computer, dai. È social network, aggiorna lo stato sui social media, facciamole fare questo. E poi gioca una partita streaming, perché adesso può trasmettere anche in streaming, Jessica. Trasmetti Sim per sempre in streaming. Jessica ha acquisito nuovi follower, ora ne ha 14.246. Grande. Fatemi sapere se vi può interessare il video sul materiale personalizzato, magari come lo scarico, dove lo scarico. A volte mi chiedete già da dove hai preso, dove hai scaricato il Mac, però sinceramente non mi ricordo. Io utilizzo tantissimo Pinterest e poi Pinterest mi porta al sito vero e proprio dove scaricare il determinato articolo, il determinato oggetto che ho selezionato, che sia un vestito, che sia un accessorio per la casa, che sia un mobile, qualsiasi cosa, io vado su Pinterest, quindi se vi può interessare, ecco, quello è il sito principalmente che utilizzo, però se volete un video dedicato fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Intanto lei sta giocando, acceleriamo un po' i tempi che alle 5 arriva Mark e dobbiamo assolutamente riprovarci. Però io direi, Jessica, fai una cosa, cambiati d'abito, fatti trovare carina, bella, elegante, cambia abito e direi di vestirti come, no, elegante. No, elegante, no, dai, facciamo sportiva. No, il look con la borsa no, perché ci ho già provato ed effettivamente, guarda, faccio vedere. Effettivamente è bello da vedere, però nelle interazioni praticamente la borsa sparisce nel letto, sparisce nell'armadio, mentre mangia lei continua a tenere la borsa in mano, quindi si vede la borsa che va di qua e di là. Però è sicuramente bello da vedere nel complesso, specialmente quando magari è in giro per la città. Smettila di giocare, volevo farvi vedere proprio quello che intendevo, intanto che aspettiamo le 5. Jessica ha ottenuto 1200 follower. Ah, tra l'altro devo dirvi proprio di questa cosa: ogni volta che Jessica gioca in streaming al computer ottiene tanti follower, continua, mentre gioca ottiene follower, quindi è una cosa che le farò fare spesso, proprio perché le fa crescere maggiormente e molto più velocemente il numero dei suoi follower. Comunque questo è il look e guardatela nella casa, nella sua splendida camera, come risalta il suo look. È veramente bellissimo, secondo me sta veramente benissimo vestita così, mi piace tanto. E però vi faccio vedere al computer cosa succede, perché la borsa non la molla effettivamente, quindi guardate, gioca una partita ancora in streaming, così ottieni follower Sim per sempre. Guardate, vedete, lei sta al computer e si porta la borsa di qua e di là, su e giù sul computer. Vabbè, comunque, e per quanto riguarda l'arredamento non ho più cambiato niente. Mi piacerebbe andare a sistemare un po' la cucina, però visto che comunque ho intenzione di cambiare l'appartamento nel giro di qualche episodio, magari posso anche evitare. Sono andata a mettere soltanto questi mobili in alto, basta, poi non è cambiato nient'altro. Forse non vi ho fatto vedere l'altra volta, qua ho messo due quadri relativi alla cucina, in tema cucina, e poi per il resto non è cambiato niente, mi sembra. Qua ci sono un po' di, ho messo l'iPod e l'iPad, non so se ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo, però comunque questo in sostanza è l'appartamento come l'ho sistemato, ma forse credo di avervelo già fatto vedere l'altra volta. Qua ho messo un quadro, perché effettivamente non gioco con tutti i muri su, perché mi diventa un po' scomodo, anche se è molto più bello ed è molto più realistico in realtà, però
preferisco giocare soltanto con un muro, quindi in questo caso così. Comunque mi sto perdendo in chiacchiere oggi, vediamo di arrivare al dunque. Quindi acceleriamo i tempi, fra pochissimo arriva Mark. Cambio un attimo di nuovo il look a Jessica, cambia abito, look quotidiano. Così una volta che Mark è arrivato, lei non va a letto con la borsa praticamente. Ecco qua. Manca pochissimo all'arrivo di Mark, al rientro di Mark. Eccolo qua, è arrivato a casa. Oggi Mark ha portato a casa 300 simoleon, fantastico, 304, e anche ha svolto dell'ottimo lavoro, bravissimo. E Jessica è quasi arrivata invece a 20.000 follower. Guardatela che faccia che fa. Comunque, ecco qua. Fai fichi fichi, no, cerca di avere un figlio con Mark. Vediamo. Intanto Mark è vestito da lavoro, sì. Ed è, non è molto carino. Vediamo. Incrociamo le dita per stavolta. Vediamo cosa succede. Dai, speriamo stavolta. Speriamo. Ok. Direi subito di andare in bagno e scoprire se Jessica stavolta è rimasta incinta oppure no. Fai un test di gravidanza. Vediamo, intanto sta giocando con l'iPad. E anche questo l'ho scaricato da Pinterest. Dai Jessica, vai. Chiacchiera con Mark. Perché non va a fare il test? Dai, chiacchiera un secondo con lui, poi vai però, eh. Perché qua siamo tutti curiosi. Dai. Ok, non l'ha neanche cagato, vabbè, fa niente. Ok, ci siamo, vediamo, speriamo, eh. Dai, incrociamo le dita. Sì! Si mangia per due. Congratulazioni, Jessica, è in dolce attesa. Ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. Fantastico. Allora, ragazze, voglio chiedervi subito una cosa, visto che voi siete sempre carinissimi, sapete tutto. Mi date sempre dei consigli qua sotto nei commenti. Per scegliere, o meglio, per far capitare maggiormente un maschio piuttosto che una femmina o viceversa. Perché so che se faccio mangiare determinate cose c'è più possibilità che nasca una femmina, viceversa se ne faccio mangiare altre c'è più possibilità che nasca un maschio, però non ricordo quale delle due cosa bisogna mangiare per far nascere una femmina e cosa bisogna far mangiare per sperare, insomma, che sia un maschio. Quindi fatemi sapere se lo sapete qua sotto nei commenti cosa deve mangiare Jessica. Io spero tantissimo che sia una femmina, quindi se sapete questo trucchetto fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Quindi, visto che finalmente la gravidanza è arrivata nella loro famiglia, finalmente è arrivata questa splendida notizia, devono assolutamente condividerla anche con i loro amici, no? Quindi io direi, Jessica, visto che... Oddio, ok, vai a lavarti, nei propri bisogno. Poi però direi, organizza un evento. Allora, pianifica un evento sociale o invita nell'otto attuale? Facciamo invita nell'otto attuale. Invitiamo degli amici qua a casa. Allora, io direi di invitare fino a 8 sim. Quindi sicuramente Miko, Jessica, invitiamo anche lui, Arush. Lui è il ragazzo con cui è uscita la prima volta nel primo episodio, se non ricordo male, nel primo o nel secondo episodio, e lui ogni tanto, ancora adesso, quando si incontrano in città, ci prova, a volte gli manda anche un messaggio per incontrarla, e quindi insomma invitiamolo, così gli facciamo capire che è occupata e che non può assolutamente avere niente a che fare, avere una relazione con lui. Invitiamo quindi anche lui. Quindi fai la doccia e poi invita gli amici a casa, organizza l'evento sociale. Intanto Mark, però, tu prepara qualcosa da mangiare per tutti, quindi io direi cucina torta bianca o torta, facciamo torta al cioccolato, molto buona. E poi da bravo ripulisci qua, grazie. Impara a conoscere. Ma perché non entra? Cioè, l'unica che non entra è lei. Vabbè, comunque, so che non c'è posto per tutti i ragazzi, però c'è il divano dove potervi sedere a mangiare una fetta di torta. Allora, chiama tavola. Venite tutti a mangiare la torta che ha preparato Mark. Torta al cioccolato per tutti. Jessica? Sta litigando con qualcuno?
Dai, che casino, non ci stanno neanche in questa cucina. Io direi di condividere la grande notizia, specialmente con Penny. Condividi la grande notizia. Vediamo cosa succede. Dai, Jessie, annuncia la grande notizia. L'ha detto. Vediamo, l'ha detto? Sì. Ok. Grande entusiasmo, grazie. Condividi la grande notizia, vediamo se con lei va meglio. Forse lo dice adesso. Ok. Sì, sì, sì. Guardate, sono contenta, bene dai, mi fa piacere. Quindi hanno annunciato la grande notizia, hanno mangiato una fetta di torta, si stanno divertendo, hanno chiacchierato insieme. Quindi direi che bene, molto molto bene. Ok, è andata a dormire, quindi io direi Mark, visto che Jessica è stanca, ringrazia tutti e manda via. Chiedi di andare via, dai, adesso però. Chiedi di andare via. Mark, mandala via, grazie. È a disagio perché c'è sporco, sì, perché lui è veramente fissato con queste cose. Allora, mettiamo l'iPad intanto qua. Cosa c'è di sporco? Cos'è rimasto di sporco in giro? La doccia sporca, forse? Vediamo se si può pulire. Pulisci, sì, probabilmente era proprio quella. E niente, io direi che questo video può anche terminare qua. Jessica finalmente è rimasta incinta, ha annunciato a tutti gli amici, hanno annunciato la grande notizia e hanno organizzato una piccola festa, diciamo veramente molto piccola, qua a casa, con una torta al cioccolato preparata da Mark, e poi sono andati a letto e praticamente adesso è già venerdì e devono andare entrambi a lavorare. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di rispondere a tutti i sondaggi che trovate ogni volta alla fine di ogni episodio. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!